cresce l'impresa, cresce il territorio. Questa per noi è la parola d'ordine, ovviamente. Questo è il monito che il direttore provinciale della CNA, Agostino Del Re, lancia ai candidati sindaco di Sulmona che si sfideranno al ballottaggio del 19 giugno. Oggi l'incontro con il candidato del raggruppamento La Città che Vogliamo, Bruno Di Masci, per affrontare le problematiche del commercio e della piccola e media impresa. Di Masci ha sottolineato la necessità innanzitutto di individuare una nuova area artigianale con il recupero delle strutture attualmente abbandonate. L'area artigianale, tra l'altro da me creata tanti anni fa, ha avuto un grossissimo successo, ormai è esaurita e quindi bisogna assolutamente rindividuare un'altra area artigianale. Il problema del commercio ovviamente è legato all'economia della città che in questo particolare momento si trova in una situazione molto ma molto delicata in termini assolutamente negativi e quindi la possibilità da parte dell'ente comunale di immettere immediatamente con un sistema economico virtuoso ben 12 milioni di euro dei soldi del terremoto e immediatamente smaltire tutte le pratiche 310 ne sono della tipologia A, B, C, E da immettere nell'economia della città per appunto ridare ossigeno a tutte le imprese e quindi anche agli albi professionali. La CNA, sottolineato Agostino Del Re, manifesta la chiara volontà di collaborare ad ogni progetto in grado di sviluppare il territorio per far sì che la città di Sulmona recuperi il proprio ruolo e la propria identità. Praticamente un ruolo di Sulmona sullo sviluppo economico e sociale. Deve essere un'area vasta che ragiona anche con le città e con i territori limitrofi. Ci aspettiamo innanzitutto un dialogo aperto, un dialogo che sia chiaramente propositivo, un dialogo che dia le possibilità al territorio di poter riuscire, non in maniera isolata, ma in maniera aperta, allargata, a creare una grande Sulmona. E questo per noi ci interessa. Ovviamente non sotto il profilo esclusivamente della città comune di Sulmona, ma anche su un discorso di interfaccia con gli altri territori limitrofi. Questo è quello che noi vorremmo. Ovviamente sarei ripetitivo dire il discorso di semplificazione. Semplificazione ormai è una parola che è in disuso, anche se poi la burocrazia in Italia è piena di lacci e laccioli. Quello che noi vorremmo invece è che nel dialogo di quello che sono realtà cominciamo a capire che la piccola e media impresa che rappresenta il 96% delle comunità d'Italia lo può rappresentare anche qui in Sulmona. Dopo quell'odierno la CNA terrà un nuovo incontro martedì prossimo alle 18 con l'altro candidato sindaco Anna Maria Casini.